Al via dal 24 al 26 novembre a Verona Fiere la 31esima edizione di Job Orienta, il salone nazionale dell'orientamento, della scuola, della formazione e del lavoro. Tre giornate di rassegna espositiva e un fitto programma di eventi, al centro la didattica innovativa, i nuovi strumenti di orientamento, i percorsi formativi più efficaci, le competenze più richieste e i lavori che salveranno il mondo. Una giornata molto importante, siamo arrivati alla 31esima edizione, una manifestazione che è cresciuta nel tempo con tante novità. Saranno presenti più di 100 università, 42 università provenienti dall'estero, istituti tecnici superiori all'avanguardia, e poi ci sarà la possibilità di pilotare aerei, pilotare treni attraverso simulatori di ultima generazione. Si potrà entrare in contatto col mondo della realtà aumentata e del metaverso attraverso visori, anche questi di ultima generazione. Si parlerà di progetti Erasmus, si parlerà di come entrare nel mondo del lavoro, ci saranno le aziende e le agenzie del lavoro che presentano i percorsi per entrare in questo tipo di attività. Dunque davvero tante iniziative, tantissimi convegni, laboratori a disposizione dei ragazzi per permettergli di scegliere se entrare dopo la fine del ciclo della scuola secondaria nel mondo del lavoro e in che modo, oppure se proseguire il proprio percorso di studi. Questa giornata ha un'importanza rilevante per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, perché l'orientamento è sicuramente una priorità. L'orientamento induce i ragazzi a una scelta che è importantissima perché è quella relativa al loro futuro. Quindi iniziare bene con un orientamento ponderato e ragionato significa già effettuare metà del percorso. Sì, la dispersione scolastica può essere combattuta con un buon orientamento, perché naturalmente se un ragazzo trova la strada giusta e ha degli interessi specifici, naturalmente continuerà con serenità il proprio percorso. Chi invece non si ritrova, non ha interessi, può facilmente abbandonare la scuola, e questo è quello che noi vogliamo assolutamente evitare che accada. Certo, l'orientamento è principalmente per i giovani, ma gli adulti spesso e volentieri riescono a trovare, soprattutto nei nuovi percorsi professionalizzanti, lo sbocco per poter raggiungere obiettivi che si erano dati ma che non avevano potuto nell'immediato della fine della loro scuola, dell'obbligo, raggiungere. Quindi importantissimo anche per loro.